Giovedì 27 aprile, una giornata importante per il centro trasfusionale dell'ospedale Santa Croce di Fano, perché torna il Donor Day interamente dedicato ai giovani. I ragazzi infatti potranno donare sangue intero o plasma fino alle 18:30. Dottore, una giornata importante in cui i ragazzi possiamo dire che sono dei testimonial verso i loro coetanei. Certamente sì, noi abbiamo molto bisogno di giovani, perché chiaramente i donatori, come tutte le attività, a un certo punto vanno in pensione e quindi devono essere sostituiti, e i giovani rappresentano una garanzia per il futuro, per cui noi siamo molto contenti quando i giovani si interessano a questa attività. Ricordiamo anche quali sono i benefici della donazione. Certamente, allora intanto controlli. Oggi i controlli sono molto più severi di una volta, e questo è un bene naturalmente, sia perché il sangue che poi sarà destinato ai riceventi è sempre più sicuro, ma anche per i donatori, che vengono visitati, analizzati in maniera scrupolosa, e quindi questa praticamente è quella che dovrebbe essere la medicina preventiva, che a volte magari non viene fatto. Invece in questi casi sì, sono frequenti i casi di individuazione di problemi più o meno seri dovuti proprio a questi esami di screening che facciamo sui donatori. Quindi questo è il primo beneficio pratico e tangibile che hanno i donatori, che vengono poi ogni anno o ad ogni certo numero di donazioni vengono poi sempre analizzati. E poi ci sono alcuni benefici per particolari categorie. Per esempio, chi ha un sangue cosiddetto molto ricco, e allora chiaramente il sangue è ricco e quindi con molti globuli rossi, è un po' denso, quindi circola con difficoltà. Invece, procedendo a delle donazioni periodiche, il sangue diventa più fluido e quindi migliora la perfusione, migliora l'ossigenazione, per cui alcuni pazienti, alcune persone che non sono malati, però hanno una tendenza a avere un numero di globuli rossi elevato, con la donazione si normalizza e stanno meglio. Ma chi volesse iniziare a donare, come può fare? A chi si deve rivolgere? Innanzitutto qui da noi le porte sono sempre aperte per qualsiasi informazione, e quindi noi a questo punto chiunque sia interessato può venire o direttamente qui, e quindi noi gli forniamo tutto quello che serve, gli spieghiamo quello che devono fare per poter iniziare l'attività, oppure rivolgersi all'AVIS, che è una, sappiamo tutti, un'associazione che è appunto di donatori, che fa la stessa cosa e poi li indirizza naturalmente sempre qui da noi per iniziare l'attività. Quindi viene fatto prima una serie di esami di accertamento di idoneità, se il donatore è idoneo comincia subito a donare il sangue. Possiamo chiedere se è soddisfatto di questa zona, dei fanesi, anche dei non fanesi che risiedono qua ma che vengono a donare il sangue? Com'è il trend? In crescita, in diminuzione? Ma guardi, io, lei ha parlato di fanesi, io adesso il centro trasfusionale di Fano di Pesaro sono unificati, e quindi esiste una medicina trasfusionale di Marche Nord, che ha due sedi, una a Fano e una a Pesaro, però il reparto è unico e io sono direttore di entrambe le situazioni. Ciò nonostante sono fanese, quindi non posso nascondere che i migliori risultati numerici delle donazioni di Fano diano soddisfazione, questo dovrebbero darlo anche ai cittadini fanesi. Però va anche detto che a Pesaro c'è una più alta complessità, c'è un'ematologia, per cui è vero che quantitativamente le donazioni a Pesaro sono inferiori, però abbiamo delle attività che a Fano non si fanno, che quindi impegna comunque il personale, e quindi diciamo l'impegno nostro è analogo. Cambia un pochino le quantità che sono più a Fano, ma la qualità di certe prestazioni, però poi solo le donazioni chiaramente sia di plasma che di sangue a Fano e a Pesaro hanno le stesse identiche caratteristiche, ed è questo proprio che io sto cercando di fare in modo che siano entrambi allo stesso alto livello anche nei confronti del donatore, che non, quindi non deve trovarsi di fronte
a situazioni diverse, deve essere un'interfaccia unica e uguale e altamente qualificata. It's a beautiful day, I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying. It's a beautiful day. Martina, che è la referente del gruppo giovani, chiediamo innanzitutto quanti sono questi ragazzi che oggi vengono a donare sangue. Allora, oggi sono circa una ventina gli under 30 che vengono al trasfusionale, hanno prenotato la loro donazione, perché oggi è la giornata interamente dedicata ai giovani, perché aprile solitamente la dedichiamo appunto agli under 30, ai giovani donatori. Abbiamo anche dei nuovi aspiranti che provengono appunto dal liceo Nolfi, quindi diciamo che il messaggio è stato recepito nel migliore dei modi, e oggi sono circa una ventina appunto i ragazzi che si recheranno per la loro donazione. Ecco, la giornata però si concluderà con una sorpresa. Sì, oggi abbiamo pensato noi del gruppo giovani di accogliere i nuovi donatori e già i donatori under 30 al Bonbon per un aperitivo, per conoscerci e scambiarci idee, allargare il gruppo, che è il nostro principale obiettivo per le nuove collaborazioni e i nuovi eventi. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me. Solitamente ai giovani in questa giornata viene regalato un gadget, oggi invece no. No, oggi abbiamo pensato a una cosa nuova che ci sembrava carina e diversa dal solito, come già illustra la locandina che abbiamo dedicato per il Donor Day. Abbiamo pensato a fare delle istantanee con la Polaroid a tutti i giovani donatori che si recano al trasfusionale durante la donazione, in modo tale che rimarrà una piccola bacheca che abbiamo realizzato interamente noi del gruppo qua al trasfusionale, con un commento, una firma, per lasciare insomma il segno, in modo tale che rimanga un segno di tutti i giovani che si recano a fare questo bel gesto. E quali sono invece le prossime iniziative sempre dedicate a loro? Sicuramente l'evento che più ci contraddistingue come gruppo e in generale proprio anche nella città di Fano come Avis è Colora la Vita, che è appunto la terza edizione quest'anno, e si terrà quest'anno un po' più avanti rispetto alle due edizioni precedenti, il 29 luglio. Non possiamo rilasciare altri dettagli, ma sarete aggiornati e speriamo nella stessa partecipazione anche di più di quella dell'anno scorso. E allora attendiamo, grazie mille intanto. Grazie, ciao a tutti. Il nostro speciale non poteva non aprirsi con il neo presidente Marco Savelli, buongiorno. Buongiorno Simona. Vogliamo dire innanzitutto che il nuovo direttivo è partito subito alla grande, anche con nuove collaborazioni, ovviamente confermandone anche delle altre. Il nuovo direttivo è partito alla grande proprio perché è grande il consiglio, molto rinnovato, ci sono 7 nuove entrate su 15, ci sono 7 donne, quindi si tinto veramente di un colore rosa, e come si dice non può che essere roseo il futuro dell'Avis. L'età media è molto bassa, i giovani ci consentono con la loro grandissima energia di portare tantissime nuove iniziative, una tra queste appunto è il Donor Day, dei giovani insieme alla Capitaneria di Porto, i numeri sono incredibili, oggi quasi 30 persone si sono avvicinate al centro trasfusionale con tanta pazienza, tutti gli operatori del centro trasfusionale, partendo dai medici alle infermiere, hanno risposto in un modo positivo. Le iniziative continuano, proprio in questi giorni siamo impegnati anche al CEO scientifico, grazie anche alla dirigente del CEO scientifico Giombi, nella loro autogestione, sia il 26 che il 27 siamo presenti nei laboratori. E anche lì tantissimi studenti si sono avvicinati, come è stato anche con il Nolfi. Proprio oggi 5 studenti del Nolfi insieme a altri studenti di altri istituti si sono avvicinati alla donazione, e ne verranno tantissimi presto anche dallo scientifico. Altre iniziative sono sempre in corso, anche sotto l'aspetto proprio della cittadinanza attiva. L'Avis di Fano insieme al Centro Servizi del Volontariato e al Polo 3 di Fano ha risposto a una bellissima richiesta arrivata tramite la dirigenza scolastica. Quegli studenti che sono colpiti in un qualche modo dai provvedimenti disciplinari
vengono accolte all'interno del centro trasfusionale per passare le loro giornate. Quindi invece di stare a casa per la sospensione, le passano al centro trasfusionale e dedicano il proprio tempo quindi a capire com'è la donazione del sangue. Altre iniziative sono in corso, presto parteciperemo con un nostro progetto all'interno della Colle Marathon, che è la Maratona dei Valori, e tra i valori importanti logicamente c'è la donazione del sangue, e non potevamo non rispondere anche quest'anno con un progetto. Tutti i pacer, ovvero coloro che portano gli atleti all'arrivo della maratona con un tempo stabilito, 3 ore e mezza, 3 ore e 45, 4 ore, verranno accompagnati da donatori, e quindi parteciperemo, ci saranno 3 consiglieri dell'Avis di Fano che insieme ad altri pacer, quindi saremo in tutto in 25, e noi l'Avis di Fano parteciperemo con la nostra maglia e il nostro logo Avis Fano, vivi il lato sano dello sport. Quindi ancora di più un messaggio importante sul valore e su quello che è il mondo della solidarietà. Altri saranno gli impegni sempre dell'Avis come Donor Day. Maggio è il mese dedicato alle mamme e quindi ci sarà un Donor Day dedicato esclusivamente alle mamme. Quindi oggi forza tantissimi giovani, maggio sarà il mese delle mamme, quindi forza mamme, date un bel segnale e venite a donare il sangue. E come dicevi poco fa, non soltanto i giovani, perché abbiamo visto anche diversi militari. Da che cosa è nata questa collaborazione? Grazie anche alla comandante della nostra capitaneria, la tenente Vascello Di Donato, ha recepito un bellissimo messaggio e proprio oggi sono arrivati 9 militari dalla capitaneria di Porto, sia per donare che per l'idoneità. Quindi hanno risposto in un modo bellissimo il gruppo militare della capitaneria di Porto, e c'è in grembo anche un altro progetto della stessa, ve lo sveleremo il prossimo mese. Ok, ancora nulla. Una curiosità più o meno, quanti sono ad oggi i donatori e le donazioni fatte? L'Avis di Fano, possiamo dirlo ad alta voce, è l'associazione più importante della provincia di Pesaro, perché contiamo 2600 donatori, quindi tantissimi, circa sono le 5000 donazioni che vengono effettuate ogni anno. Noi abbiamo uno scopo importante come nuovo consiglio, questa è una sfida, di avere un nuovo donatore al giorno. Oggi è la giornata fantastica perché si sono apprestati 10 circa idoneità alla donazione del sangue. Il nostro scopo è portare un nuovo donatore al giorno, perché vogliamo arrivare a minimo 300 nuovi donatori all'anno. Allora, in bocca al lupo per questa nuova sfida. Grazie a Fano TV e forza Fano, forza i donatori. Della sala d'aspetto è davvero molto importante, perché proprio qua siedono i volontari. Buongiorno Gabri. Buongiorno. Buongiorno. Vogliamo ricordare quanti siete, perché siete davvero tantissimi. Allora, noi siamo partiti che eravamo 10 e siamo arrivati ad essere 67 ad oggi, quindi siamo tantissimi e che prestiamo il nostro servizio tutte le mattine. Ci troviamo a turno uno di noi ad accogliere i donatori, a metterli un pochino a loro agio, a accompagnarli se hanno bisogno di qualsiasi informazione. Facciamo un servizio di assistenza. E quanto tempo fa avete iniziato? Allora, abbiamo iniziato nel 2013, 4 anni fa. Vi ritrovate anche al di fuori, insomma, del centro trasfusionale, e poi si è instaurato un rapporto di amicizia fra di voi? Sì, sicuramente. Certo che tutti è sempre un pochino difficile, però ci incontriamo spesso, poi magari ci capita anche di fare dei corsi per fare un refresh di tutto quello che abbiamo imparato, per trasmetterlo un pochino a tutti gli altri e per essere sempre più efficienti qui al punto Avis. Ecco, quando i donatori arrivano in questa sala devono compilare un foglio, e questo appunto lo consegnate voi? Sì, consegniamo appunto il modulo per... adesso poi sono molto fortunati perché è già prestampato dal centro trasfusionale, quindi consegniamo, controlliamo la loro prenotazione, quale donazione devono fare, poi dopo li facciamo accomodare e aspettiamo che vengano appunto chiamati dal medico competente per fare la donazione. Se qualcuno non dovesse aver prenotato, ci sono anche dei numerini gialli, adesso ve li faremo vedere, sono quelli là, eccoli.
Che cosa sono? E praticamente il centro trasfusionale, vista la richiesta che c'è sempre più impellente della donazione, del bisogno del sangue, dà la possibilità a persone che arrivano senza prenotazione, ma magari sono libere quella mattina perché si sono liberate dall'impegno lavorativo o altro, ma non hanno prenotato, e danno la possibilità di poter donare senza, appunto, adesso qui il numero è 5, ma poi dopo il centro trasfusionale ricomincia da capo e da 5 possono diventare anche 10 per poter donare. Un saluto davvero grandissimo a tutte le persone che dedicano il loro tempo qua. Allora, a tutti i volontari, grazie di tutto. Quindi anche tu oggi hai donato che cosa? Sangue intero o plasma? Sangue intero, oggi sangue intero. E per te non è la prima volta? No, assolutamente, è già più di un anno che dono, con grande piacere, è sempre una bella sensazione, una bella emozione. E sei venuto a conoscenza tramite amici, non so, parenti? Sì, guarda, FAN è una realtà molto consolidata, sia la mia ragazza ma anche i miei amici sono donatori e quindi mi hanno invogliato e mi hanno attratto loro in questa realtà e con grande piacere veramente mi sono unito a questa famiglia. E poi che cosa ti ha spinto a prendere questa decisione? Ma guarda, quello che sentivo raccontare anche dai miei amici, il fatto che donare è un valore per se stessi, ma è un valore anche per gli altri, perché comunque facciamo tanto, è un gesto importante che serve appunto per far star meglio le persone, coloro che hanno bisogno, e anche per se stessi, perché comunque è un modo per tenersi sotto controllo con le tante analisi che il centro AVIS ci offre gratuitamente. Diciamolo, è anche molto semplice, insomma, non è ciò che si pensa, no? Che può essere difficoltoso, che può far male, molto semplice. Assolutamente, anche tutta l'equipe del centro trasfusionale ti accompagna veramente passo passo e quindi si fa assolutamente senza problemi, è veramente un grande piacere. Your bones illuminate. First kiss just like a drug. Under your influence, it's hit me under the magic in my veins. This must be. Ciao Ramon. Ciao. Oggi tu hai fatto la prova di idoneità. Sì. Com'è andata? Bene, bene, dai. È andata bene. Sì, tutto a posto. Come mai hai deciso oggi di venire qua e di fare questa prova? Sei venuto a conoscenza, non so, anche a scuola, tu frequenti Donorione? Sì. E hanno fatto sì, un incontro 2 anni fa al Donorione, poi con Bab che era un ex donatore e con colleghi arbitri, anche con Marco, sono venuto a conoscenza di questa realtà. Quindi anche tuo padre ti ha trasmesso questi valori? Sì, sì. E anche i tuoi amici donano sangue oppure ancora no? Qualcuno sì, però grande, e quelli diretta mia ancora no, proverò a convincerli adesso. Insomma, avete anche una grande responsabilità perché potete assolutamente parlarne tra di voi e quindi aumentare anche i donatori A. Sì. Complimenti davvero e buona giornata. Grazie anche a voi. Comandante, avete fatto un gesto davvero molto importante, sia lei in prima persona che i suoi uomini. Sì, AVIS sostiene la vita e noi non potevamo, ecco, non essere con AVIS oggi e comunque quotidianamente, perché come AVIS siamo per la vita, siamo per dare speranza di vita con atti concreti. E quello che AVIS fa è concretezza, dare speranza e dare a volte certezza. Questo è importante e abbiamo voluto esserci veramente con tutto il cuore. Quanti sono i militari oggi presenti e anche come hanno reagito alla sua proposta?
Oggi siamo in 8, che rispetto al numero totale del personale in servizio nel circondario marittimo di Fano è più, ecco, della metà, considerando quelli liberi per motivi vari. Quindi la reazione è stata veramente, la risposta a questo evento è stata veramente forte. Noi stessi ci siamo guardati e abbiamo detto: ci siamo, anche se siamo piccoli, ecco, siamo riusciti a dare, penso, un contributo importante oggi all'associazione. Dottoressa, c'è stata una bella risposta della gioventù. Allora sì, oggi è una grande risposta, grande affluenza, questo ci fa molto piacere e ci fa piacere soprattutto la grande affluenza da parte dei giovani, perché i giovani sono donatori che potranno donare per tanto tempo, quindi una bella risorsa per il nostro trasfusionale, per la città, e poi perché la donazione comporta un corretto stile di vita, e quando il donatore viene da noi significa che comunque già ha una condotta di vita sana, e ci fa molto piacere anche questo. Prima di andare a donare proprio effettivamente sangue o plasma, i donatori devono passare qua da lei. Sì, certo, prima di ogni donazione facciamo ulteriori controlli ai donatori, controlliamo in particolare i valori di emoglobina e la pressione arteriosa, in modo tale da vedere appunto che questi valori siano nella norma e consentano la donazione. Quindi di nuovo massima sicurezza per il donatore e poi per il ricevente. Teresa, dunque questi ragazzi sono il futuro donazionale di Fano, ma anche di Pesaro. Beh, sicuramente. E poi oggi è una giornata particolare, una risposta così intensa non ce l'aspettavamo, e anche se io ritorno a Fano dopo una lunga assenza e ritrovo comunque sempre il solito spirito, sempre la solita voglia di organizzare e sempre la grande disponibilità dei donatori, e questa è una conferma, insomma, dei miei ricordi, ed è piacevole, una conferma decisamente piacevole, ecco. Devo dire anche una bellissima atmosfera per quanto riguarda il personale, perché ci rivolgono davvero tantissimi complimenti anche per l'accoglienza stessa. Ma secondo me deve essere un lavoro di squadra, il donatore, il personale, l'organizzazione, deve essere tutto un insieme, perché funzionino le cose deve essere un connubio sempre globale, sia da una parte che dall'altra, e quando vedi l'entusiasmo dei giovani, anche se sei meno giovane, vieni coinvolto comunque, quindi è una cosa positiva per tutti e soprattutto per i pazienti, perché il gesto della donazione per me è sempre un dono, proprio il senso del dono, del donare, di dare qualcosa di sé, e spero che rimanga, che l'input con cui un donatore viene a donare il proprio sangue è quello proprio di fare un dono, di fare un regalo per qualcuno, chiunque esso sia, ecco, io spero che rimanga questo concetto fondamentale nella donazione del sangue. Vedo che i donatori di Fano lo hanno compreso, lo hanno recepito e lo trasmettono ampiamente. Standing in a crowded room and I can't see her face. Put your arms around me, tell me everything's okay. Donor Day Giovani Avis, sii tu il nostro prossimo testimonial.